Io ammetto che Nino De Filippi sia stato l'eroe della mia giovinezza. E allora, se volete, brevemente vi racconto come è nato questo grande amore che mi ha legato lui, che mi ha fatto sì che lui diventasse il mio idolo. Risale a tanti anni fa, nel 1957, quando io avevo soltanto 8 anni ed ero a Montemagno, il mio paese natale, d'estate, luglio 57. Vedevo che mio zio Piero, che è del 34 e aveva quindi 23 anni, tutti i giorni tornava a casa dalla campagna per sentire alla radio l'arrivo della tappa del Tour de France. E quindi io non sapevo niente, non avevo mai sentito nominare De Filippis, ma neanche gli altri campioni. Però mi sono detto, se torna a casa lui, che è già un uomo fatto, sarà bello, sarà interessante. E allora tornavo a casa anch'io e cominciavo ad orecchiare, in opera quello spirito patriottico, no, che alberga in tutti i bambini, questi nomi dei corridori italiani, anche perché gli altri erano stranieri, non li capivo neanche. E per cui sentivo Arrigo Padovan, Giancarlo Astora, Pierino Baffi, Gastone Nencini, Nino De Filippis. A un certo punto De Filippis vince una tappa e il radiocronista, che si chiamava Adone Carapezzi, disse: ha vinto il CIT. Mettendomi in grave imbarazzo, perché a Montemagno, dove io ero in quel momento, dove ero nato, CIT ha un solo significato, vuol dire piccolo. Mentre a Torino, dove mi ero trasferito dal 54, sentivo che queste signore, le madame, dicevano me CIT, che poteva significare il mio bambino oppure mio figlio. Però anche mettendo insieme questi nomi non capivo come potesse un bambino piccolo partecipare al Giro di Francia e addirittura vincere delle tappe. Diciamo che poi, e non osavo chiederlo a mio zio perché magari mi avrebbe preso in giro, però la spiegazione qualche giorno dopo me l'hanno data proprio Carapezzi e Nino, perché Nino vinse un'altra tappa e allora in quella volta finalmente Carapezzi disse: ha vinto di nuovo il CIT, questo corridore di 25 anni, torinese, che venne così soprannominato, come ha detto prima Beppe Conti, nel 1952, quando a soli 20 anni, un mese e 26 giorni, De Filippis, al termine della terza tappa, indossò la maglia rosa. Allora io, quando ho capito che De Filippis non era un bambino piccolo, ma era un corridore di 25 anni, torinese, in quel momento, all'istante, De Filippis è diventato il mio idolo. Così idolo che poi per qualche anno successivi, finché poi non sono cresciuto e ho cominciato a capire bene, ma quando venivo a sapere che De Filippis correva o il Giro del Piemonte o la Milano-Torino, la Tre Valli Varesine, io entravo in chiesa e pregavo che vincesse. E quindi io sono convinto che tante vittorie di Nino De Filippi siano dovute anche alle mie preghiere. E questo è il mio ricordo della genesi di questo grande amore. Poi ho avuto la fortuna di diventare anche amico di Nino De Filippi e sono orgoglioso che pochi anni prima di morire, proprio a me, con Beppe Conti, ha scritto il libro I miei campioni. A me, più semplicemente, ha chiesto di scrivere la sua biografia. Si vede che ne aveva bisogno per qualche cosa. Ci siamo trovati 3 o 4 pomeriggi consecutivi alle Gru, dove lui aveva appunto un negozio, sapete, di pasta, pastificio, anche ristorante. E lui mi ha raccontato per filo e per segno la sua vita, cominciando da quando aveva 6 anni, i suoi l'avevano messo in collegio a Torino, ma lui scappava a 6 anni dal collegio e salendo sui camion tornava qui alla cascina Baudina dove era cresciuto e dove sua nonna lo aspettava, poi doveva riportarlo a casa, ecco perché è un po' pericoloso che un bambino di 6 anni facesse questo. E mi ha raccontato tutta la sua vita e ovviamente anche tutti i suoi successi. Adesso non vi voglio tediare con i successi di Nino perché adesso siamo fortunati che basta andare su Wikipedia e i successi si trovano. Io credo che basta citare che De Filippis ha vinto in tutto 58 gare, tra cui 9 tappe del Giro d'Italia, 7 tappe del Tour de France, 2 volte il campionato italiano e tante classiche, tra cui anche un Giro di Lombardia. Credo che siamo tutti d'accordo nel dire che la sua vittoria più bella è stata la tappa di Torino del Tour de France del 56,
la GAP Torino. In quel tour lui aveva già vinto due tappe, ma ovviamente ci teneva moltissimo a vincere la tappa che si concludeva nella sua città. Ed era la prima volta che il Tour de France faceva tappa a Torino. Aveva già fatto tappa in Piemonte nel 52 al Sestio, quando Coppi vinse con 7 minuti di vantaggio sullo spagnolo Ruiz, ma a Torino non era mai arrivato. Ebbe un inizio di tappa tribolato, passò al Sestriere, che è l'ultima salita, con 6 minuti e 45 secondi di ritardo dal lussemburghese Charlie Gaul, ma in discesa a rotta di collo, lui ci teneva tanto a vincere, e in poche parole raggiunse, con il gruppetto che si era formato alle spalle di Gaul, raggiunse il fuggitivo ad Airasca, ma era così stanchissimo per l'inseguimento che aveva dovuto fare, che non pensava mai più di poter vincere. L'arrivo non era il motovelodromo torinese, solito abituale arrivo delle gare ciclistiche in provincia di Torino, bensì sulla pista in terra battuta dello stadio comunale. Un arrivo un po' difficoltoso per le biciclette, perché è difficile rimontare. Lui non ce la faceva più, però aveva il fiuto del velocista e sentiva ovviamente l'aria di casa. Entrò in pista in terza posizione, e quando arrivò in pista sbucò la sua maglia tricolore. 60.000 persone che riempivano lo stadio ed erano lì tutte per lui gridarono, fecero un boato dicendo Nino, Nino, che praticamente lui in quel momento ebbe una scarica di adrenalina, non dimenticò tutta la fatica, rimontò i due corridori che erano davanti a lui, uno dei quali era il belga Stan Ockers in maglia di campione del mondo, e vinse quella che lui stesso ha definito la sua vittoria più bella. Era il 23 luglio 1956. Io non mi ero ancora innamorato di Nino, perché come ho detto prima è stato nel 57 l'incontro. Però Nino, da quando l'ho conosciuto, finché purtroppo è mancato il 10 luglio del 2010, è stato l'eroe prima della mia giovinezza e poi della mia maturità.